battuta Pisilli la mette morbida. Il colpo di testa che sfiora il palo da parte di Scalfaro, esce di pochissimo. Alimenta ancora l'azione del Palocco. Tentativo col destro, finisce molto alto. Scalfaro punta il suo diretto avversario, si defila, la mette dentro sul secondo palo, un ottimo cross, non arriva nessuno sul secondo palo ad attaccare la porta. È defilato il numero 4, può metterla dentro sul primo palo, chiude in qualche modo il Palocco, insiste Iannotta, va in zona cross il numero 3. La mette dentro, insidiosissimo, la palla finisce in out, in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto sul primo palo, ancora una spizzata che per poco non diventa decisiva. Iannotta rischia terribilmente l'Arcadia questo pallone sanguinoso e alla fine arriva il clamoroso intervento di D'Angelo, parata super dell'estremo difensore, si resta 0-0. Marziali lancia in profondità per De Martinez, prova ad attaccare questa sfera, esce l'estremo difensore, cerca la triangolazione, ancora Grilloni all'interno dell'area di rigore, la conclusione, l'ottimo intervento da parte dell'estremo difensore Sciarra, che occasione per l'Arcadia. Conclusione dalla distanza, l'estremo difensore in bagarre, la fa sua. Martinez che è defilato, vuole andare in zona cross, vede il movimento di Agostinelli, dialogano bene i due, la conclusione col sinistro, ribattuta, rimpallata, insiste l'Arcadia ad alimentare l'azione Carelli che calcia, tiro che si abbassa ma non c'entra lo specchio della porta. Blocco sulla tre quarti. Ma in zona cross il numero 10, la mette rasoterra, il piazzato e alla fine la fa sua D'Angelo, ancora decisivo. Viene buttato dentro, attenzione, il controllo, il destro che si alza troppo da parte di Pandiscia, che occasione per l'Arcadia sul finale. Messa la battuta dentro, il colpo di destro, la spezzata è sotto porta, proprio sul finale arriva il gol dell'1-0, ma c'è un fallo segnalato dal direttore di gara, dunque nulla di fatto.